Allora, ce l'avevamo lasciati che bisognava scendere e ho deciso che è arrivato il momento di scendere. Quindi. Oddio mio, che schifo. Non è che mi faccia poi tanto schifo, perché non è che io sia così impressionabile. Però. C'è qualcosa qua dietro. Vabbè, finché sta lì quello. Allora. Forse quel pulsante che ho premuto apriva qui questa porta. Magari questa porta non c'era. Mi sembra così tutto. Oh. Salve. C'è una torcia abbandonata. Non credo serva a un benemato cazzo. Per ora sono bloccato ancora qua. E probabilmente se prendo quella mi riporta su. Quindi direi di no. Non è un'ottima idea. Però questo cambia le cose. Questo cambia le cose. Perché se io posso semplicemente teletrasportarmi giù senza lasciare qui niente, devo riuscire a risolvere questo indovinello qua anche solo nella mia testa. Provo con un pezzo di carta, perché non. Aspetta, magari c'è qualcosa sui muri, non me ne sono accorto. No, c'è solo sta cagata. Spavento, puttana Eva. Vediamo se averla premuta ha cambiato qualcosa giù da basso. Ci potrei mettere ancora un po'. No, è tutto chiuso. Quel pulsante là non ho la benché minima idea di che cazzo faccia. Provo a risolverlo su un pezzetto di carta e poi vediamo. Vai a capire te. È cambiato qua? Qua non era aperto prima. Ho chiuso qua. Quando muovo quella roba che c'è di là, sto muovendo quella che c'è di qua. Ecco cos'è che cambia. Vedete che ho. Ok, bitch. Devo farlo ancora una volta almeno. Basta fare il contrario di quello che ho fatto adesso tecnicamente. Il contrario di quello che ho fatto adesso è. Devo lasciare almeno una roba qua, sennò come faccio ad andarmene? Beh, cadendo, come faccio? Là non è chiuso. Sono un cretino. Là non è chiuso. Adesso trova tu una combinazione giusta. Vediamo. Adesso sono un po' stronzo perché. Provate. No, cambia qualcosa se tolgo questo. No. Quello là con però questo qua. No. Vacca cane, che palle. Tutti tirati giù senza questo? No. Facendo un po' stronzo adesso, eh? Sono andato in toni, non è mai il massimo. Ascolta, proviamo a scendere un attimo a vedere cosa c'è giù da basso.
sono quasi arrivato, però mi manca ancora qualcosa. Ragazzi, ma che problemi avete? Siete scarsissimi. Oh, vedete, c'è una nota, sarà un suggerimento su come farla. Sono le mie misurazioni maledette? Vado avanti e indietro da queste stanze. And the one above. Ah, tra questa stanza e quella sopra e le mie misurazioni non cambiano. Cioè, non sono giuste. Perché? Perché non sono giuste? Mi stai dicendo che non è lì. E ma io tanto sono andato a tentoni, non è che sto usando una logica, quindi il fatto di usare la logica, cioè il fatto che lui mi dica che la logica che ha usato lui non funziona, non mi aiuta, ma minimamente in questa cosa qua. L'unica roba. Oh mio Dio, mi avete detto che sono riabbassate. Cioè, se io cado, quelle si riabbassano? Stai prendendo in giro? No way. Vediamo. Porca troia, si sono riabbassate. Però questo qua è il setup giusto per aprire le prime. Il problema sono le altre. L'altra almeno. E in più c'è il problema che di qua ci sarà qualcosa. Ma che io non. Oh, aspetta un secondo, scusami un attimo. Ma se quindi queste due sono qua ai lati? Quella là deve essere per forza l'ultima. E invece non lo è. Ah, beh! Ah! Sono. Ok, mi serve per forza l'accesso all'altra stanza. Perché questa stanza qui. Questa e questa sono. Questa e questo buco. Quindi per prendere quelli successivi mi serve di capire. Di entrare nell'altra stanza. Palesemente, cioè proprio 1, 2, 3. Io comando 1, 2. Io comando questi e là ci sono quegli altri 6, 9, 9, 1, 2, 3, 3 per 3, 9, sì, esatto. Quindi non c'è modo di. Cioè, non c'è modo per me di arrivare là. È giusto così. È giusto che siano quello che ho fatto fino adesso. Però mi serve di entrare per forza qui dentro. Per quell'altra parte, ma entrare lì dentro per me è impossibile perché se io vado di qua non si capisce un cazzo di niente. E non si capisce un cazzo di niente perché non c'è un cazzo di niente da capire, sono delle stanze vuote e io mi sento rincoglionito. Qua ci sono dei serpenti, palesemente. Fuori la chamber. Spengo tutte le torce che trovo. Devo fare qualcosa io in ste burial chamber. L'unica roba che ho trovato sono le leve. Forse giocare con le leve. Alcune su, alcune giù. No, ci deve essere qualcosa. Forse questo. No, non credo funzionerà. Però. No, ma che cavolo sto facendo? Più probabile. Qualcosa con le leve, più probabile. Trovi la stanza segreta. Mi ha fregato, perché non ho idea di che cazzo stia facendo. Forse bisogna chiudere quella e lasciare aperte tutte le altre. Questa è aperta, no, non è neanche questa. Perché tre non l'avevo mica notata. Qua riposa Tep, l'architetto, i suoi compagni. E i suoi due leali servi. Eternità li attende, li aspetta. L'eternità li aspetta. Non è la prima volta che sento l'eternità li aspetta.
Puoi vedere, c'era un pezzo di carta su ogni tomba, io non l'ho. Riposo te. Anch'io il letto sbagliato. Riposa te. Riposa tua madre, puttana. Io. Oh, non c'è niente qui sopra. Non c'è niente in questa stanza. Niente, ragazzi. Taglio e vedo se ci arrivo. Aspettate. Qua diceva un regalo per Amon il mercante. Loro il suo unico compagno. E quell'altro era un regalo per il numero nel guerriero. Suo figlio. E il suo compagno vanno con lui. Quindi questa roba qui non posso tenerla. Quell'altro, loro era il suo unico compagno. C'era una tomba dove c'era solo uno. Questa. Gnari. Però non mi puoi dire che devo lasciare la mezzaluna, era così bella. Vediamo se gli tolgo di nuovo la staffa. Sì, niente. Quando avrò finito potrò portarle via con me, ma per ora no. Mi sono rotto il cazzo io di continuare a swappare armi e quant'altro, quindi... Sinceramente non mi ricordo più neanche che arma avevo in offend con questo qua, la spada. Ti cazzi, tieniti, sta da doppia daga e va. Vai a pigliarlo in quel posto. Abbiamo trovato il modo di andare avanti. Bene. E so che non posso manco tenermi le robe che trovo. Bello! Per ora sarà così. Il Meteor Hammer spara delle palle di fuoco come il Meteor Strike, prevedibile in un certo senso. Vabbè, quell'angolo lì inutile che mi fa continuamente pensare. Ah, ecco. Ragazzi, la guerra pa pa pa. Sono così divertendo. Oh. Che simpatici. Figa, 260 di critico. Oh, ovviamente c'erano. Oh, 50 segreti scoperti. Sì. Mirror Gauntlet. E un'altra nota. Ragazzi, sto posto qua è pieno di note. A me ha già dato al cazzo, ve lo dico. Allora. Mirror Gauntlet, che sono dei guanti. Che... Mirror Gauntlet? Mirror Gauntlet era... Ma cazzo, io non avevo... Pearl Shield? Mirror Chestplate fa parte di questo set, che non avevo trovato altri pezzi. Ah, ma c'è per caso anche l'achievement da fare su Grimrock di questo mirror sto cazzo. Come vedere. Ti prego, Steam, carica un po' più lento. No, l'achievement parla di vestirsi con il Crystal Armor, Meteor Armor e il mago, non parla di questo set. Vabbè, lo prendo su per completezza, diciamo. E qua che nota abbiamo? È anche su qua da appoggiare da qualche parte. Un regalo per Burul, l'edonista.
His bloated remains needed six vessel. Ok. Maya. Qualcun altro? La maga. Toh. Ok. Va bene, andiamo a cercare i sei vessilli. Sei vessilli. Uno, due, tre, quattro tombe. Non so se questo... Che cazzo c'entra? Questo qua è quello da solo. Aspettate. Sei vessilli. Che cazzo sono sei vessilli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Questa è, secondo me, sei vessilli. Chissà che cazzo vorrà dire. His companion... No. His blood remains needed six vessel. Vessilli. Cazzo vuol dire sei vessilli? O proviamo a metterglieli intanto. Differenza c'è tra questo e questo. Qui sono in due. Tanto che io non posso vedere sopra le tombe, mi crea un disagio. La faccia ha una, due, tre righe con la curva. Uno, due, tre righe con la curva, non ne ho idea. Forse quell'altro me lo può chiarire. Per ora mi appoggio qua. E se non cambia niente, verrò a cambiarlo. Un altro fame? Buono, andiamo avanti. No, mi sono giocato il Meteor Hammer così. Non frega niente. Gioco lo scudo piuttosto. Cazzo faccio. Allora. Ho due feriti. Vuoi mica che sia arrivato il momento di andare a farli curare? Ma... Sì, lì c'è sto buco, ma non è ancora un buco. Se ci fosse stato un pulsante con scritto cliccami, avrei premuto. Ah, probabilmente era quell'altro il cadavere, perché arriviamo qua e non si può andare avanti. No, però si può tirare qualcosa in fondo. Ma qualcosa non quadra. Siamo arrivati di qui. Ah. Cosa continua a non quadrare? Sta piramide non avrà la meglio su di me. Oh, salve, hello there. Andate a vedere che non sarei un cazzo mettere i guanti là sopra. Mi vado un attimo a ripigliare. Quindi bisogna metterli lì, sopra quello. Oh, si è aperto anche qua. Allora. Mi piglio i guanti. Prendo la gemma. Quindi recco vita a tutti i miei stronzetti. Ok.
pigli i guanti che li ho lasciati. Sì. Ovviamente no, era il primo. Così non erano i suoi, mi sono sbagliato. O forse no, lo scopriremo solo adesso. Allora, qui voglio calarmi per andare a vedere che cazzo c'è qua sotto. Sicuro come la fame. No, mia. Dove cazzo li ho sparati? Questo mica l'altro lato? No. Però siamo sullo stesso piano. Qua si tornerebbe su. Oh diavolo. Che io sia dannato. In maniera figurata, ovviamente. Vabbè. Mettiamo caso che... Allora, immagino che si bisogna... Ovviamente. No, direi non lo ripiglio quel coso lì, eh. Sono un cretino, madonna mia. Beh, non troppo. No, no, sono un cretino, ok. Se aveva detto una cazzata invece... Sai cosa le dico? Sì. Io in verità avevo solo appoggiato la palla di cannone. Non avevo fatto nient'altro. Però va bene. Se la mettiamo. Ah, questa è la stanza! Ma Culet. Quindi secondo voi è finita così? Questo è tutto. Questo è il segreto. Però adesso posso andare a riprendermi le armi. Perché se qua è aperta, non mi frega più che là sia chiusa. Posso tenermi... Cristo, che colpo di tosse. Posso tenermi a mezzaluna? O... A me fregava più che altro della mezzaluna. Strano, no? Comunque. Niente rumori. Forse c'è mica i serpenti che sibilano. Sommato meglio così. Continuo a sentirli io, ma niente, facciamo finta che non sia così. Teniamoli assieme questi biglietti qua. A gift for, a gift for. Uno ce l'aveva lui. A gift for, che io continuo a pensare. Dicevo, continuo a pensare, colpo di tosse non smentisce mai. E chi... Da qualche parte avrei dovuto piantarcelo quel coso. Davvero, questo di nuovo deal break. Porca puttana, sono pieno di stronzate pure io, ne comunque. So che mi ci impegno a riempirmi di mettere le cazzate, un giorno dovrò fare un po' di... Ci siamo capiti. Vabbè, direi che si può andare avanti, abbiamo la seconda chiave. Dove è l'uscita? Di qua. E ci siamo fottuti pure due oggetti carini. Meno, credo.
Sì, no, tu rimani pure lì con le tue palle di cannone, io devo già di qua. Ok, è finita la luce. Chi ha la chiave? Tu. Ok, io devo accedere al primo, che però dovrebbe essere già aperto con questo, ma non lo è. Che palle. Mi tocca andare tutte le volte a ripigliarmi la roba. Ok, ho aperto questo e devo aprire quello, quindi... Un po' da stronzi la roba che ho fatto. Andiamo a vedere un attimo se c'è. Non c'è qui quel pulsante di merda sul muro. Chissà che cazzo era quella roba. Ci fa ancora uno shuriken? Andiamo a vedere se abbiamo. No. Ah, ce ne sono quattro. Però sono messi storti rispetto a quell'altro. Però è giusto quello che ho fatto finora. Immagino che quello che sta sclerando il tizio era perché lui li aveva schiacciati tutti e tre. Come sono schiacciati qui. No, manca uno qua. Vado a mettere su qualcosa. Cosa del cazzo, tipo. Oda ma magno. No, roba muzzo da buttarci, sì, a torcia. Immagino che ne mancherà uno però adesso quando arriviamo fuori, perché se quello sclerava c'era un motivo, infatti. Perché questo è spostato. Non è dove... Non è dove vuole lui, quindi vuol dire che io devo togliere da almeno una stanza il... Assitua. Allora. C'era una torcia. Togliamo questa. E anche di là c'era una torcia. Magari non vuol dire un cazzo, però. Se invece avessi ragione sarebbe l'indizio. No, non ho ragione per un cazzo. Non ho proprio ragione. O l'opposto, forse. Scusate, sto... Oddio, temo tre. Tolgo di qua. Deve essere qualcosa che... Oh, to, to, to! Ok. Eh no, manca... Non è abbastanza buono fin qua? Eh no. Sai che c'è il messaggio? Dove cazzo l'ho messo? Le misurazioni sono maledette. Vado avanti dietro a queste due stanze e quelle sopra, ma non riesco. Talpi the Surveyor. Ah, vuoi vedere che era il tizio che ha costruito sta roba qua che non ha. Che non ha senso. Non ne ho idea. Se l'ho fatto giusto invece... quando esci ti spegne la roba, figa che fastidio. C'è qualcosa qua dietro comunque. Allora se... Queste due stanze sono speculari ma opposte.
Mirror Hamla. Ok, molto bello, ma questo comunque continua a non aiutarmi. Cristo, che coglioni poi sta cosa qua. Il peso cede, il peso cede. Ci sono più incazzate. E mi sta facendo andare giù di testa questo coso qua. Indovinello. Niente, signori, finisce qui per ora. Perché siamo arrivati al coso della mezza. E spero che adesso ci passerò un fottio di tempo qua a far su giù. Spero che per l'inizio della prossima puntata di aver fatto workare la roba. Insomma, ci devo pensare. Quindi vi saluto. E magari butto via anche qualche cagata dal mio inventario. Butto qua davanti i serpenti. E così si possono posare le robe sull'altare. Ok, no, però le ho lanciate. E niente, alla prossima.